Montesilvano ospita un altro importante evento sportivo. Da dopodomani, lunedì 20 a domenica 26 settembre, al Grand Hotel Adriatico si disputeranno i campionati italiani master e femminile. In programma circa 300 partite. In 1200 raggiungeranno il comune adriatico tra atleti, dirigenti e accompagnatori. I giocatori partecipanti saranno circa 150. È una manifestazione di elite, non è una manifestazione di massa. E comunque avrà un grosso impatto nel medio-lungo termine, credo, sulla città di Montesilvano. E stiamo parlando dei massimi campionati italiani a squadre di scacchi, maschile e femminile, e quindi verranno tutti i migliori giocatori italiani. In più abbiamo 13 federazioni complessivamente, 14, adesso vediamo bene tra quelle italiane e altre estere, e circa 20-30 giocatori dall'estero. Abbiamo molti giocatori in possesso del titolo di grande maestro internazionale, circa 25, quindi siamo proprio nel massimo livello degli scacchi. Giocatori provenienti dall'estero che hanno rinforzato le squadre italiane. Noi ne abbiamo nel campionato massimo italiano maschile, la Serie Master, abbiamo la squadra di Padova che è campione d'Europa in carica, addirittura oltre al campione italiano in carica. Poi c'è la squadra di Chieti che è vice campione d'Italia, altre tante squadre molto forti, Montebelluna per esempio, Modena e altre. L'evento sarà possibile seguirlo sui social di chess.com Italia, ma anche sul sito ufficiale dell'organizzazione, e saremo in diretta sia su Twitch che su YouTube e su Chess.com IT. È un evento veramente importante, ci teniamo insomma ad esserci e trasmettere le partite non soltanto online ma anche attraverso questa diretta streaming commentate, oltre che da me ci sarà il maestro internazionale Pierluigi Piscopo. Negli anni passati abbiamo iniziato una serie di iniziative legate anche al mondo degli scacchi che hanno portato tante presenze in città e ovviamente che hanno reso la città protagonista a livello sportivo, e questa nuova manifestazione rinizia appunto un percorso lasciato a causa del Covid, e siamo doppiamente felici perché la federazione ha scelto ancora una volta la nostra città.